Marco Di Matteo, una delle pedine fondamentali di questa Isernia, tutto secondo i piani, anche come parlavamo con mister Di Renzo, si dovevano vincere queste due partite, magari quella ostica di Rocca Monfina e quella col Gambatesa per tornare in testa. Sì, sono una pedina importante, però penso che anche con la mia assenza la squadra si è comportata bene e ha mantenuto la testa della classifica per tutto il girone d'andata. Siamo primi dall'inizio e il nostro obiettivo è quello di rimanerci fino alla fine. E per fare questo dobbiamo vincere tutte le partite per arrivare allo scontro diretto con almeno questi due punti di vantaggio e poi si vedrà, insomma. Abbiamo visto che avete gestito bene le forze, perché la sosta è durata più del solito, poi per la vicenda, insomma, ahimè, di Sabatino, ma ci sono state queste due partite in tre giorni e domenica si torna un'altra volta in campo. La squadra ha risposto bene non soltanto dal punto di vista tecnico ma soprattutto da quello fisico. Sì, abbiamo giocato domenica in un campo ostico molto pesante, oggi lo stesso, e domenica sarà uguale una battaglia perché purtroppo il campo è molto pesante, però noi, come già dimostrato nel girone d'andata, abbiamo tutte le carte per poter fare bene e quindi proveremo a vincere anche domenica. Perché abbiamo visto nelle prossime partite si avvicina soltanto un primo scontro diretto, che è quello col Venafro, mentre quello col Vasto Girardi ci sarà qualche domenica più in là. Sì, saranno tutte partite difficili, perché poi penso contro la capolista, comunque le squadre che stanno al vertice, le altre squadre comunque danno il massimo e quindi penso che saranno tutte difficili, e immagino col Venafro sarà una di queste, ma penso anche con lo Spine di domenica non bisogna sottovalutare nessuno e dare sempre il massimo.